Affiancare all'eccellenza delle cure oncologiche l'attenzione alla qualità di vita. Questo è l'obiettivo da raggiungere per offrire ai pazienti tutte quelle cure di supporto in grado di controllare gli effetti collaterali legati alle terapie oncologiche, di cui soffre circa l'80% dei pazienti in terapia, permettendo così di portare a termine le cure. E per capire come intervenire laddove gli effetti collaterali siano troppo gravosi, la Fondazione Insieme contro il Cancro ha promosso un sondaggio rivolto sia ai pazienti sia agli oncologi per individuare quali aspetti siano maggiormente percepiti come prioritari e per capire come si possa migliorare quell'alleanza terapeutica medico-paziente che è alla base di un efficace percorso di cura. I pazienti risultano oggi informati e consapevoli delle terapie cui andranno incontro, ma avrebbero bisogno di essere maggiormente coinvolti nella scelta del percorso terapeutico e di poter ricevere maggior ascolto riguardo problematiche severe come la nausea, la fatigue o la depressione. La nostra fondazione è da sempre attenta anche a queste problematiche, oltre a quelle della qualità e dell'efficienza delle terapie o dei programmi di diagnosi precoce o di prevenzione primaria. Oggi rivolgiamo appunto una particolare attenzione a questo aspetto della qualità di vita e del rapporto medico-paziente, oncologo-paziente sotto il profilo della informazione sui trattamenti e della condivisione di scelte nell'ambito naturalmente di terapie che siano tutte equivalenti dal punto di vista dell'efficacia. Presenteremo anche un sondaggio che è stato portato avanti sia nella comunità degli oncologi che invece rappresenta anche l'opinione di alcune centinaia di pazienti, dal quale sondaggio viene fuori un quadro direi abbastanza soddisfacente dal punto di vista nostro, di medici, perché alle risposte più importanti, più rilevanti, diciamo che c'è un'analogia, alle domande più rilevanti c'è un'analogia di risposte, e questo penso che sia un fatto confortante. E probabilmente i pazienti hanno bisogno di condividere maggiormente. Sono tutti informati, tutti dichiarano di essere informati compiutamente delle scelte terapeutiche, delle prospettive, dei possibili effetti collaterali, probabilmente chiedono un livello di condivisione maggiore, che è probabilmente ostacolato anche nelle nostre corsie dalla difficoltà, dalla densità dei pazienti e dal tempo che ognuno di noi ha a disposizione per informarli, per curarli, e quindi queste sono le limitazioni. Quindi la qualità di vita è essenziale, la qualità di vita sia dei pazienti che sono in trattamento, sia dei pazienti che hanno fatto il trattamento magari alcuni anni fa e che sono guariti, che sono la maggioranza. Oggi nel nostro paese sono circa 3 milioni i pazienti affetti da cancro e buona parte di questi, più di metà, hanno esaurito i loro trattamenti ormai da 5 anni e stanno bene compatibilmente con l'occorrenza di effetti collaterali a lungo termine che si portano dietro, e quindi a questi effetti collaterali oggi bisogna prestare molta attenzione per diminuirne l'impatto sia organico sia anche sulle capacità lavorative, sulle capacità di relazione anche in ambito familiare, sulla loro capacità di affettività anche sessuale. Ci sono diversi risvolti che vanno affrontati in modo assolutamente sistematico. E anche credo l'importanza di attenzionare anche quelli che sono dei disturbi non così macroscopici, penso per esempio al cancer related fatigue, che comunque è un problema importante, spesso un po' sottovalutato e che invece fa proprio parte di qualità di vita. È assolutamente, ed è molto frequente, lo riferiscono sia i medici per i loro pazienti e anche i pazienti. È molto strano che nell'elencare i disturbi prevalenti, l'elenco dei medici corrisponde esattamente a quello dei pazienti, sia in tipologia di disturbi sia nella loro frequenza. La fatigue è, ancora non se ne conosce bene la causa, perché si definisce la fatigue quando c'è un'astenia, una debolezza che non dipende da altre cause organiche, e comunque
insomma, la terapia, l'affiancare la nostra attività con ottimi psiconcologi, alcuni farmaci, insomma, della sfera, diciamo, degli ansiolitici o degli antidepressivi, magari un po' di steroide, può in qualche modo aiutare a superare questo aspetto che è veramente molto molto frequente. E anche in conclusione credo l'importanza di far conoscere i pazienti, parlava di pazienti informati, è vero, sempre di più, ma anche l'importanza di far sapere loro che esistono le cure di supporto e quindi di chiedere, di esprimere i loro disagi, i sintomi, perché sicuramente anche, per esempio, penso alla, forse la cosa più frequente, nausea, vomito in chemioterapia, oggi ci sono effettivamente molecole in grado di controllare nella gran parte dei disturbi, e però spesso ancora nell'immaginario collettivo si dà per scontato che il disturbo debba esserci. Sì, e non solo si dà per scontato, ma ci sono dei dati che vengono fuori da questo sondaggio e da altri sondaggi che noi abbiamo fatto, per esempio nel campo delle terapie antiemetiche, ancora l'oncologo non valuta queste terapie, non applica queste terapie in modo assolutamente ottimale, quindi uno sforzo anche. Noi abbiamo prodotto, li farò vedere nel corso della riunione, due opuscoli molto efficaci sul trattamento degli effetti collaterali delle terapie di supporto, uno un anno fa e un altro proprio l'abbiamo presentato in IOM, e questo penso che possa essere un utile supporto e aiuto per l'oncologo per individuare strategie di terapia corrette. E dal momento che oggi lo studio molecolare del tumore consente terapie sempre più mirate a bersaglio molecolare, i cosiddetti farmaci biologici, è importante che ogni paziente riceva una terapia personalizzata sempre meno tossica ed invasiva. Un modello e un esempio di approccio terapeutico innovativo è la cura del tumore al polmone metastatico, che in alcune forme, legate ad una precisa mutazione genetica, può essere curato con terapie chemio-free, che garantiscono una maggiore libertà, minori effetti collaterali e la possibilità di una miglior qualità di vita anche durante il ciclo di cure. Le terapie sono cambiate rispetto a 20 anni fa, la terapia del cancro del polmone metastatico era basata sulla chemioterapia, oggi stiamo selezionando attraverso una medicina di precisione delle sottocategorie di pazienti che possono ricevere grande vantaggio da terapie biologiche che si identificano sulla base di ricerche molecolari, che si identificano sui tessuti, sulle biopsie che portano alla diagnosi. Questo tipo di pazienti viene trattato con terapie orali, domiciliari, evitando l'accesso ai day hospital degli ospedali, avendo un rapporto molto lasso con l'istituzione e potendo avere molti meno effetti collaterali di quelle che le chemioterapie davano, perché il bersaglio è un bersaglio identificato con una terapia a bersaglio. Quindi non ci sono sostanzialmente grandi effetti collaterali, la qualità della vita è migliorata, la quantità della vita è triplicata in questo tipo di pazienti, per cui questo è veramente un primo passo che, per quanto riguarda il polmone metastatico, comprende oltre il 25% dei pazienti, ed è un primo passo per cercare di affermare terapie sempre più intelligenti e sempre più tollerabili dai pazienti che hanno questo tipo di malattia. E anche sempre più personalizzate le terapie, sempre più la medicina di precisione, che credo oggi sia veramente il gold standard in tutti i campi, ma in oncologia ancora di più. Assolutamente, è assolutamente da ricercare, e considerando comunque malattie non guaribili ma curabili, perché voglio rimarcare il discorso che tutto questo porta a malattie curabili, è chiaro che favorisce il fatto che quella sopravvivenza sia una sopravvivenza più libera da effetti collaterali, più utilizzabile dal malato e dai suoi familiari. Sostanzialmente un tempo a disposizione che permette poter avere una qualità della vita pur residua, ma sicuramente migliore di quella che era nei tempi andati.